intervento della mattinata è della professoressa Dominique Ryle di Miami ed ha un titolo affascinante, quindi ora lo vedremo. Il titolo è How to Survive in an Holocaust City, Fiume e D'Annunzio. Mi sentite? Sì. Abbiamo deciso che è meglio che voi soffrite il mio italiano con la mia voce così piacevole che godere il traduttore per ragioni tecnici. Mi dispiace molto perché io pensavo di parlare in inglese, allora sarà tutto molto informale. Sono già americana, allora potete pensare quanto informale sarà questa presentazione. Mi dispiace. E sono anche molto abituata a stare in piedi, allora mi dispiace anche per questo. Possiamo vedere il PowerPoint? C'è? Allora racconto un po' cosa volevo fare. Ho anche un accento strano con una R moscia molto forte. Allora ogni tanto quando non sentite una R dovete immaginare una R. Chiediamo scusa se voltiamo la schiena. Sì, sì. Io immagino che moltissimi di voi conoscete già la storia di Fiume dopo la Prima Guerra Mondiale e molte di queste immagini sono così famose che spero di non dover spiegare troppo, per esempio questo che è una delle mie preferite. Allora, quello che vorrei fare oggi è usare questa cosa che ovviamente non funziona. Ecco, e sarà un piccolo assaggio del mio libro che esce con Harvard University Press a novembre quest'anno, l'anno che viene. E si chiama, il libro in inglese si chiama La crisi di Fiume, vivere dopo la dissoluzione dell'impero asburgico. L'idea di questo libro è di riproporre la storia di Fiume non come un inizio di fascismo, non come uno degli esempi più forti di nazionalismi stretti e odiosi, ma come Fiume è un esempio tipico quasi per tutto l'ex impero asburgico dopo la Prima Guerra Mondiale, in cui abbiamo anni di transizione, in cui una struttura di governo, come ha parlato la nostra amica Esther Capuzzo, cambia lentamente dopo la guerra in altre forme. E quello che io ho fatto in questo libro è di guardare come le strutture della città autonoma, che abbiamo sentito parlare professore Stelli, hanno fatto sì che c'era molto meno violenza a Fiume di quanto avremmo potuto aspettare. Allora, per un assaggio, volevo parlare di cos'è sopravvivere a Fiume in una città olocosta, come l'ha chiamato D'Annunzio. Ma per capire questo cominciamo prima con sopravvivere che all'olocausto. A Fiume la cosa più importante dopo la Prima Guerra Mondiale per sopravvivere era mangiare. E mangiare in una città che era un nodo di commercio e un nodo di trasporto dopo la guerra era molto difficile perché lo Stato non c'era più. Lo Stato che ha organizzato i treni, le strade, il porto, lo Stato ungherese, lo Stato asburgico, era in totale caos. E allora come si poteva avere uova, latte e cavolo quando non c'era più lo Stato? Un uomo che ha capito benissimo che questa era un'opportunità invece di un problema era Ivan Rossich. Ivan Rossich non è conosciuto, penso che nessuno qua lo conosce tranne me, però a Fiume lo conoscevano e lo conoscevano molto bene e per troppo tempo, perché nell'ottobre 23, 1918, lui ha fatto, Ivan Rossich, un contratto di vendere tre vagoni di crauti o cavolo a Slavko Ivancic per 4.000 corone. Questo non sembra molto importante,
però lo è, perché la sera del 23 ottobre 1918 l'impero asburgico o lo Stato ungherese ha smesso di esistere intorno a Fiume. E Ivan Rosic, il giorno dopo, il 24 ottobre 1918, ha mandato un suo amico con i 4.000 coroni a Slavko Ivancic e ha detto: mi dispiace, non posso portare il cavolo per cui ho fatto il contratto, e allora riporto i soldi. Sì, adesso vado. Sì, sì, per un attimo. Slavko Ivancic ha già venduto quei cavoli, quei crauti, a altri. E non voleva i 4.000 corone in ritorno, voleva i crauti. Allora ha detto: ma come non posso avere i crauti? Io voglio quei crauti e adesso sono in grande problema con gli altri miei colleghi di mercato. E allora lui ha fatto causa il 1 novembre 1918 contro Ivan Rosic. Una causa, 1 novembre 1918, sulla questione di crauti. Questo è incredibile, questo è incredibile. Pensa a tutte le visioni che abbiamo di Fiume nel novembre 1918 e pensa a questi signori che vanno al tribunale a farsi causa. Perché non è solo Slavko Ivancic che fa una causa, è anche Ivan Rosic che fa una controcausa per ragioni di una causa, come si dice, non necessaria, una causa, come si dice? Allora, queste cause durano fino a marzo 1920, in cui alla fine Slavko Ivancic dimostra che Ivan Rosic ha mentito. Non è vero che i crauti non possono essere, potevano essere trasportati a Fiume. Non è vero che lo Stato croato, e non c'era uno Stato croato, ma non è vero che lo Stato croato ha bloccato tutti il cibo, tutti i viveri alla città di Fiume il 24 ottobre. Invece è vero che Ivan Rosic era troppo pigro per farsi dare il certificato per quei crauti, per farlo trasportare a Fiume, e allora il capo di stazione a Bucari ha bloccato i crauti perché mancava il certificato. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché la polizia di Fiume e i corti di Fiume hanno fatto sì che il capo stazione di Bucari ha dato testimonianza per i corti di Fiume che mancava il certificato del 23 ottobre 1918 e per quello i crauti non potevano entrare in città. Questo è incredibile, questa testimonianza è in croato, con la traduzione in italiano sotto. Questo nel 1919. Allora, pensiamo cosa vuol dire. Che abbiamo una situazione di leggi asburgici, ungheresi, che sono stati talmente fissi e rispettati che per un anno e mezzo, da novembre 1918 fino a marzo 1920, continuano a ciclare per le corti di Fiume la questione di questi tre vagoni di crauti. E alla fine finisce la causa con rispettare le leggi ungheresi. Le leggi si sono sempre cambiate in questo periodo, come ha detto Esther Capuzzo, e si sono anche cambiati i nomi di cos'erano queste corti di Fiume. Però si cambiavano in parti, una cosa qua, una cosa là. Non sempre tutto a una volta, come Esther ha già detto. Allora, le leggi per il trasporto di crauti non sono cambiate in questo periodo. Erano ancora quelle leggi originarie ungheresi del 18. E allora nel 20, sotto D'Annunzio, abbiamo ancora un sistema ungherese in azione. Questo è solo un assaggio di
di cosa c'è dentro il mio libro, e ci sono migliaia di questi casi strani, però volevo finire, dai, come ha detto il collega Stelli, il bilancio, cosa vuol dire tutto questo assieme? Vuol dire che dobbiamo cambiare, o forse dobbiamo aggiungere un'altra ottica a capire la storia di Fiume. Non dobbiamo sempre ascoltare come D'Annunzio ha caratterizzato la città. La città allo costa è un'idea importantissima perché ha convinto moltissimi italiani di venire a Fiume, a combattere per la causa, a fare come Fiume sembrava di fare per la causa italiana. E allora riconosciamo che questo è importante e ha motivato moltissimi a partecipare alla storia che conosciamo. Però c'è un'altra storia, è quello che il nostro collega Pupo dice benissimo nel suo libro, che questa è anche una storia molto poco drammatica, molto burocratica, con pochissima violenza e non molto sangue. E quello è molto legato alle forze di ordine, alle strutture preesistenti del tempo prima della guerra, che continuavano, non perfettamente, con tantissima corruzione, con tanti controcause nei tribunali, però fanno anche parte, una parte molto importante, a capire perché. Perché la crisi di Fiume ha durato così a lungo? Perché così pochi sono morti? E perché Fiume non era una città dell'Olocausto, ma è una città che era in sopravvivenza. L'altra cosa importante di questo piccolo assaggio è chi sono i protagonisti di questa storia. Non sono tutti italianissimi. E anche se abbiamo tantissimi esempi come questi che vengono dal Vittoriale, e voglio prendere un momento per ringraziare Alessandro Tonacci e Roberta Valbusa, che hanno adesso passato anni con me in archivio e hanno scannerizzato dei documenti importantissimi come questi, che dimostrano come croati o slavi non dovevano fare parte della città. Vediamo tantissimi esempi che dicono come qua che essendo Fiume una città italiana, un croato non poteva ricevere nessuna concessione. Però, allo stesso tempo, Ivan Rosic e Slavko Ivancic, che usano diacritici, allora si vedono e si sentono croati, stanno usando lo Stato, stanno usando le strutture dello Stato durante tutto questo periodo. Allora c'è una prassi che esiste ancora di vivere la città come l'hanno vissuto prima. Italiani, croati e tutto l'ungheresi e quello che vuoi hanno continuato a vivere e sopravvivere nella città di Fiume. Allora, per finire, penso che dobbiamo aggiungere ai nostri racconti importanti e interessanti dei legionari di D'Annunzio, del nazionalismo italiano, del protofascismo, della cocaina, anche le storie dei crauti, delle strutture, delle leggi, del prima e del dopo dell'impero asburgico. Grazie. Allora, grazie alla collega Rail per questo bel intervento, che è un approccio nuovo e originale appunto alla tematica fiumana. Si conclude qui la prima seduta, ci sarebbe tempo per qualche intervento, un quarto d'ora, se qualcuno vuole porre qualche domanda agli oratori. Altrimenti appunto chiudiamo la sessione e ci vediamo nel pomeriggio alle ore 15 per la seconda sessione, che ha il titolo generale Immagini da una ribellione, che sarà moderata dal professore Roberto Chiarini. Adesso
tra una mezz'ora.